tempo al Gran Premio Miau Miau! La batteria si sentiva poco. Puoi fare di meglio, Pilù. Devo provarci proprio ora, Lampo. Mi sento un po' stanca. Dai, metticela tutta e dopo andiamo a fare merenda, d'accordo? Merenda? Su, forza, Pilù! Va bene, amici. Più forte, Pilù, ancora non ti sento. Coraggio, mettici più energia! Wow! Sì, ok, anche un po' meno forte, se vuoi. Ma che succede? Non ne ho idea, Milady, ma non sono stata io! I miei baffi dicono che la risposta che stiamo cercando è proprio qui fuori! Sarà meglio seguirli! Andiamo, Buffy Cats! Scopriamo chi sta facendo questo baccano! Wow, che motore! E come canta! Avete sentito che melodia fantastica e che armonia! T'ho sentito il rumore e anche la puzza! Dai, spegni la moto, boss! Per caso qualcuno ha parlato? Io non vedo nessuno qui! Con tutto questo fumo non riesco a vedere niente! Stai disturbando tutto il quartiere! Devi proprio scorrazzare su e giù in continuazione! Certo, Lampo! Perché mi sto allenando per il Gran Premio Miau Miau! Ho una gara motociclistica da vincere, quindi... fatti da parte! Tu non sei il padrone della strada! Ti sbagli di grosso! Sappi che sarò proprio io a vincere la gara! E se questa idea non ti piace, puoi sempre provare a impedirmelo! Scendi in pista! Vinci e io smetterò di rombare con la mia moto! Sai che ti dico? Affare fatto, boss! Allora ci vediamo alla gara. Per me sarà un vero piacere darti una bella lezione. Mi spieghi perché hai accettato la sua sfida? Era per riportare la pace nel quartiere, Milady. Non sarà difficile. Oh, Lampo, sei sempre il solito. Perché? Qual è il problema, Milady? Tu non hai mai guidato una moto. Posso imparare? Sì, però c'è un altro problema. Oh, e quale sarebbe? Lampo, tu non ce l'hai una moto. Allora ne costruiremo una. Polpetta, smetti di giocare con i pezzi della mia moto. Come diventare meccanici in 10 semplici lezioni. Sicuro che sia una buona idea? Fidati di me, Milady. Cosa ci facciamo? È avanzato un pezzo. Oh, beh, non importa. Un pezzo in più, un pezzo in meno, che vuoi che sia. Eccola! Guardate! Una moto vera e propria! Ed è tutto per me! Non c'è niente da ridere! Sai, questo è un bolide potentissimo! E poi non sbuffa nuvole nere come la moto di Boss! E dove finisce tutto il fumo di scarico? Oh, non ne ho idea! Colpente! Beh, credo di averlo appena capito. Aiuto, Buffy Cats, fatemi scendere da qui! Pista! Oh? Ehi, stanno piovendo pezzi di ricambio! Ne avevo bisogno nella mia officina! Attenzione lì sotto! Di moto ne ho viste tante, ma volanti mai! Oh, tanta fatica per costruirla! E ora è da buttare! Quindi l'hai fatta tu? Già! Volevo partecipare al Gran Premio Miau Miau e riuscire a battere quel presuntuoso di Boss. Ma ora dovrò rinunciarci. Ma scherzi? Io mi chiamo Ranch e sono il miglior gatto meccanico della città. Se questo è il tuo sogno, lo faremo avverare. Bene, ho finito. Ho fatto appena qualche ritocco e adesso sì che è una vera moto. Freni a presa rapida, uno scatto felino e soprattutto ecco uno straordinario fantamotore. Oh, hai detto fantamotore?
per correre non serve la benzina. Questa moto va a spuntini. Le piacciono i panini e i dolcetti. Allora è golosa proprio come me. Ehi, sono per la moto. Non so come ringraziarti, Ranch. Vinci quella gara. Non mi sono mai piaciuti i tipi come Buzz. Ce la metterà tutta. Allora sbrigati. Li senti i motori? Sono pronti a partire. Svelto, lampo, vai in pista. Amici miei, sono felice di darvi il benvenuto al Gran Premio Miau Miau. Tutti i concorrenti sono sulla linea di partenza. Salutiamoli iniziando dal grande Boss, poi il fortissimo Igor e troviamo anche i simpatici Boom Boom Steppers. Allora, chi di loro vincerà questo gran premio? Lo scopriremo dopo 10 giri e in ogni caso, come sempre, vinca il migliore! Che poi sarei io! Siete ancora in tempo per ritirarvi, lo sapete? E io sono in tempo per partecipare! È arrivato anche Lampo, caro pubblico! Che bella sorpresa! Significa che ora abbiamo ben 4 moto in gara! Già, però solamente io riuscirò a tagliare il traguardo! Blister, Scab, tenetevi pronti ad aiutarmi! Certo, siamo ai tuoi ordini, boss! Ai vostri posti, 3, 2, 1, via! Superarmi quei tre! Occupatevene alla prossima curva! Un vero colpo di scena! Purtroppo una macchia d'olio manda fuori pista i Boom Boom Steppers! Sembri un po' troppo vicino! Meglio mantenere le distanze! Oh, ehi, va tutto bene, Igor? Io starei bene, ma attenzione, Boss sta giocando sporco! Una doppia foratura mette fuori gioco Igor! È stato proprio sfortunato! No, in realtà sotto c'è lo zampino di Boss! Ancora lui! Che razza di scherzo è questo? Almeno lo distraggo per un po'. Blister, Scab, fermatelo! E queste da dove sbucano? Le tolgo di mezzo, sono pericolose! Ah, ce l'ha fatta ancora una volta! Vediamo come se la cava con questo! Oh, così non vale però. Siamo rimasti solamente io e te, boss. Che sta succedendo? La moto di Lampo ha qualche problema e Boss è rimasto l'unico al comando della gara. Il fantamotore ha consumato troppo. Esatto, e ora è davvero affamato. Pilu, Polpetta, trovate qualcosa da mangiare subito. So io che cosa può fare al caso nostro. Salve, gentile pubblico. Potete darmi tutti i vostri dolcetti? È per un buon motivo. Per favore. Guardate che cosa ho! Tantissimi dolcetti! Va molto meglio, Pilu, ma non basta! La moto ha ancora fame! Oh, le tagliatelle di Nonna Pina daranno energia alla moto di Lampo! Le tagliatelle sono talmente invitanti e così gustose! E davvero devo smettere di guardarle, sono troppo appetitose! Oh! Io non devo annusarle! No!
Devo riuscire a portarle sane e salve al lampo. Oh! Fa con comodo, lampo! Ci vediamo dopo al traguardo, ma non farmi aspettare troppo a lungo! Ci vorrebbe qualcos'altro, qualcosa come... Come un bel piatto di tagliatelle! Sono calde al punto giusto e appena preparate da nonna Pina! E hai resistito alla tentazione di mangiarle? Sei un vero eroe, Polpetta! Un eroe super affamato! Lampo è appena ripartito e sta recuperando! Un giro dopo l'altro! È semplicemente incredibile! Ultimo giro! Lampo ha superato il favorito Buzz! Ehi! Ma che cosa credi di fare? E riesce a vincere il gran premio Mio Mio! Sì! Ma così non vale! Non è giusto! Dovevo vincere io! Attento, non bisogna mai distrarsi alla guida! La prossima volta quella coppa sarà mia! Boss non si arrende mai, anche se guida solamente un triciclo. Già, ma fortunatamente per un po' di tempo starà alla larga dalle moto. Iscriviti al canale!